successiva questa una vita da social della Polizia di Stato, gestita dalla Polizia Postale delle Comunicazioni, che è la nostra specialità, che si occupa appunto del web. Un'iniziativa che è itinerante in tutta Italia ed è già approdata in varie città, anche della Toscana, ha come finalità quella di sensibilizzare i nostri giovani, soprattutto i nostri giovani che sono i maggiori fruttori del web, sulle opportunità ma anche sui rischi che comporta il web. Ha la finalità proprio di educare sin dalle scuole i ragazzi ad un uso consapevole del web. Il web può portare dei rischi, ma sono rischi di duplice prospettiva. Uno, diventare vittime di reati sul web, anche l'altro purtroppo di commetterli. Oggi la tematica specifica che verrà affrontata dalla Polizia di Stato è in particolare quella del cyberbullismo, cioè quei comportamenti sul web che sono, diciamo, il bullismo che si può avere anche direttamente a scuola, sulla strada, nei confronti di quei cani. La giornata odierna ha proprio questa finalità di rendere consapevoli i nostri giovani di come certi comportamenti che loro ritengono talvolta scherzosi, talvolta ritengono che siano assolutamente illeciti, non lo sono per niente. Qual è il rapporto di Ambra Sabatini con i social? Beh, devo dire che un po' di anni fa non era così tanto importante, perché sinceramente credevo che fosse comunque più importante conoscere persone di persona, e infatti è così, soltanto che quando mi è capitato questo incidente volevo far conoscere la mia storia, perché pensavo che sarebbe stata d'aiuto, e quindi ho iniziato a condividere un po' di più anche la mia riabilitazione e il percorso che ho fatto un anno dopo l'incidente e anche tutte le cose che faccio adesso, e spero che ad alcune persone possano essere comunque di aiuto. E il bullismo, hai mai subito atti di bullismo o magari persone vicino a te? Beh, no, io non ho mai subito atti di bullismo, anche perché sono sempre stata attenta comunque a usare le parole giuste.